Carissimi amici, oggi è davvero una giornata molto molto speciale, anche perché c'è un tempo magnifico e ne abbiamo approfittato per ritrovare gli amici della Fondazione Amici della Vita, con il presidente Klaus, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti, grazie Andrea, ciao Andrea. Allora, oggi è una giornata speciale perché siamo venuti in un posto meraviglioso che è la fattoria della Tenuta Balli. A darci il benvenuto c'è Gigi Andreoli, che è il responsabile, ben ritrovato. Ben trovati a voi e grazie mille della vostra visita. Allora, la visita in che cosa consiste, Klaus? Perché dobbiamo ricordare che la Fondazione fa tantissime cose. Ci siamo visti a dicembre quando abbiamo distribuito un po' di cibo alle persone bisognose, ma oggi è una cosa un po' particolare, perché in una fattoria che cosa si può fare? Beh, in una fattoria come questa si possono recuperare gli esuberi agricoli. Gigi ci accoglie sempre con tanta gentilezza ed è ben disposto verso di noi, che possiamo raccogliere le cose che non vanno più bene per questioni di calibro, oppure che stanno fuori dalla macchina. Gli esuberi di produzione o che andrebbero al macero. Ecco, e noi invece li recuperiamo e così li distribuiamo a chi ha bisogno. Quindi parliamo di carote, di patate, di generi alimentari che poi voi distribuite a chi ha bisogno. Esatto, adesso qua stamattina abbiamo fatto carote e adesso faccio un attimo di pausa con i ragazzi qua volontari e poi andiamo all'attacco delle patate. Sì, perché siamo venuti qua con una classe, una quinta elementare delle scuole elementari di Melide, giusto? Giusto, una quinta elementare di Melide. Bambini belli, attivi, che hanno raccolto già parecchie carote. Gigi, la produzione qui della fattoria, quindi carote, patate, qual è? Carote, patate, cipolle, mais da polenta. Tante cose buone, comunque è una fattoria molto grande. Che dimensione ha? Noi abbiamo una sessantina di ettari in coltivazione con le varie colture. Ma qui, insomma, la Tenuta Balli è molto conosciuta, famosissima per il vino, però comunque la fattoria ha anche il suo perché, la sua ragione di esistere. Sì, il signor Balli 100 anni fa, a parte la vigna, ha anche bonificato i terreni qui che noi coltiviamo con amore. E soprattutto contribuite mettendo a disposizione parte dei vostri raccolti, perché altrimenti andrebbero male. Andrebbero male, andrebbero arati sotto, quindi noi siamo ben contenti di fornirli alla gente che ha bisogno. E soprattutto poi avvicinare anche i bambini più piccoli, che forse in poche altre occasioni avrebbero la possibilità di venire in una bella fattoria e sporcarsi le mani, come tu immagino fai tutti i giorni. Giusto, sì, anche perché le fattorie sono sempre meno e questi bambini hanno bisogno davvero di conoscere la base dell'alimentazione. Assolutamente. Grazie Gigi. Klaus, noi ci spostiamo ancora perché abbiamo tante cose di cui parlare, per cui adesso andiamo a raccogliere un po' di patate, ma nel frattempo vi facciamo anche vedere quello che abbiamo già fatto nel corso della mattinata. A dopo. Rieccoci sempre dalla fattoria, questo posto meraviglioso nella Tenuta Balli. I nostri bambini stanno raccogliendo le patate, presidente. Una cosa che non abbiamo detto prima, molto molto importante. Oggi ci sono questi bambini dell'elementare di Melide che danno una mano, però normalmente voi avete sempre dei volontari che vengono a dare una mano, ma in questo particolare periodo c'è bisogno particolarmente di volontari, quindi dobbiamo fare un appello, perché c'è anche un motivo tecnico, se vogliamo spiegarlo. Sì, ecco, il motivo tecnico è che gli agricoltori dipendono molto dalla meteo, cioè brutto tempo, bel tempo, e ogni tanto si decide dal giorno prima per il giorno dopo, e allora cerchiamo sempre dei volontari che siano disponibili non a giorni fissi in settimana, ma su chiamata, che diciamo: guarda che domani c'è questo sul piano di magazzino, oppure c'è qui, come di qui alla Tenuta Balli, oppure domani va a Riazzino dalla Marco D'Or, cioè a secondo di dove ci chiamano, da poter essere in grado di andare là a raccogliere gli esuberi agricoli che si presentano prima che vengano tritati di nuovo sottoterra. Sì, perché insomma i prodotti non è che possono aspettare, soprattutto se poi arriva il maltempo rischiano di marcire o comunque di essere portati via. Quindi l'appello che la Fondazione fa agli Amici della Vita, a tutte le persone che hanno un pochino di tempo in questo
particolare periodo, anche perché si aiuta il prossimo, si sta all'aria aperta, si fa anche qualcosa di molto interessante e utile, può essere anche un'esperienza diversa dalle solite cose che si fanno. Quindi contattate la fondazione, i numeri di telefono, la mail li trovate sul sito internet che è www.amicidellavita.org. c'è anche una pagina Facebook attivissima, quindi facciamo un invito veramente sincero di cuore a tutte le persone che abbiano voglia di dare una mano, di darvi una mano. Ecco, sì, grazie, abbiamo bisogno sempre di queste cose, una di volontari che ci aiutano, due di sostegno per mettere le nostre attività, perché abbiamo dei veicoli, abbiamo proprio anche delle spese di gestione che tra l'altro sono molto basse, però lo stesso ci sono, e per quello, per fare questa attività abbiamo bisogno anche di sostegno finanziario chiaramente, ma quello che stiamo cercando proprio adesso sono veramente la mano d'opera per poter tirare su più chili possibile. E guarda qui questi bambini che fanno anche attività fisica, poi magari andiamo in piscina perché è una giornata così bella dopo aver fatto gli agricoltori in erba. Ecco, infatti per le scuole è proprio una bella cosa, perché anche lì cerchiamo sempre ancora anche classi che siano disposte a venire, perché sono delle lezioni di vita, perché imparano a conoscere la realtà agricola che altrimenti gli si chiede dove viene il latte, pensano che il latte viene dalla fabbrica, invece viene anche dalla mucca, no? Non solo dalla ditta multinazionale. Bene, allora vediamo che abbiamo già raccolto un sacco di cassette di patate, e sicuramente andranno poi ridistribuiti a delle associazioni che a loro volta poi andranno a sostenere le persone che hanno bisogno. Esatto, noi abbiamo scelto questa strada qua, che aiutiamo le associazioni che dopo fanno la distribuzione diretta. Perfetto, va bene. Allora noi continuiamo ancora un pochino di raccolta, poi magari ci salutiamo proprio fra qualche istante. Allora, il bottino ormai è praticamente raccolto insieme alle maestre, che immagino siano ben contente di vedere i propri allievi così attivi, così energici. Più che soddisfatte, siamo orgogliose di loro. Quindi un voto in più alla fine dell'anno? Assolutamente. Ok. Grazie ancora naturalmente alla tenuta alla Fattoria Balli che ci ha ospitato. Presidente, un saluto ancora. Grazie, un grazie alla scuola di Melide, alla scuola elementare di Melide, grazie di cuore, che sia di esempio anche per altri. Bene, allora ragazzi, un saluto da Andrea Balzaretti e la 4, alla prossima!